Guardando una delle scene iniziali del Ragazzo e l'Airone, mi sono ricordato dell'incredibile influenza che le produzioni dello studio Ghibli hanno avuto sul mondo dei videogiochi. È ovvio che il mio pensiero è volato subito verso lo stile degli ultimi due The Legend of Zelda, che catturano proprio quell'interesse verso una natura incontaminata dai tratti fiabeschi. Ma in realtà la cifra espressiva dello studio Ghibli è ben più sconfinata ed è composta da tanti elementi che rivivono in un modo o nell'altro in produzioni diversissime tra di loro. Senza scomodare il panorama indie odierno che palesemente cerca di ricreare proprio quella magia, un esempio calzante potrebbe essere l'estetica di numerosi JRPG di fine anni 90 che nel character design e nelle ambientazioni subivano pesantemente il fascino di film d'animazione come Il Castello nel Cielo. Quindi mi sono deciso a fare questo video per cercare di capire fino a dove si è spinta l'influenza all'interno del mondo di videogiochi di Miyazaki, Takahata e Suzuki e tutti i creativi che hanno popolato gli uffici dello studio Ghibli nel corso degli anni. Vi dico da subito che non c'è una risposta precisa, però è interessante notare come tutta l'industria abbia un pesante debito nei confronti dell'animazione dello studio Ghibli, anche se questa cosa molto spesso non viene notata, o meglio, la si dà per scontata. Però per semplificare un po' le cose e non passare in rassegna centinaia se non migliaia di titoli, ho deciso di raggruppare così le produzioni. Vedremo prima i tie-in dello studio Ghibli, ovvero quelle produzioni che non vedono direttamente coinvolto lo studio nella loro realizzazione, ma che riutilizzano le proprietà intellettuali su licenza, spesso riciclando gli asset dai film o dalle serie televisive. Poi faremo una rassegna di quei giochi che hanno visto protagonista lo studio Ghibli e vedremo qual è stato al loro interno il reale apporto dello studio di animazione. E infine, un po' a ruota libera, cercheremo di rintracciare gli omaggi più palesi e le ispirazioni più lampanti a queste opere. E siccome per quanto riguarda questa terza parte si tratta a volte di sfumature o rapide suggestioni, vi aspetto nei commenti per ampliare questa lista. Se video del genere vi piacciono, bravi, avete buon gusto, ma visto che ci siete, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, io ho detto tutto, iniziamo! L'approdo di Hayao Miyazaki nel mondo dei videogiochi avviene tramite l'adattamento di un'opera che precede la fondazione dello studio Ghibli, ovvero il suo primo lavoro da regista, il film Lupin III, il castello di Cagliostro. Questo fu adattato in un laserdisc dal titolo di Cliffhanger, che era basato principalmente sul footage del film, a cui venivano aggiunte delle sequenze prese dal primo lungometraggio del brand, ovvero La Pietra della Saggezza, in cui però Miyazaki non fu coinvolto. I laser game erano dei cabinati che riproducevano delle sequenze animate con minime possibilità di interazione. Per quelli cresciuti negli anni 90 vi faccio un esempio molto specifico che magari vi sblocca un ricordo: il Lion Trophy Show. Mamma mia che nostalgia! Oppure, se vogliamo portare un esponente molto più conosciuto, il titolo che popolarizzò il genere, il primo ad arrivare in Nord America, fu Dragon Slayer, gioco ancora oggi famosissimo che ha dato via a un brand a tutti gli effetti. Cliffhanger si è perso un po' nei meandri del tempo, ma rimane comunque un titolo importantissimo perché aiutò a contribuire alla conoscenza e alla diffusione delle opere di Miyazaki negli anni 80 in America. Addirittura pensate che nei Goonies c'è una scena dove uno dei giovani protagonisti gioca proprio a questo cabinato. A parte l'eccezione di Cliffhanger, la ricerca dei tie-in basati sulle proprietà intellettuali dello studio non è affatto semplice, perché si tratta di produzioni che non hanno mai varcato i confini del suolo nipponico e che soprattutto sono di qualità a dir poco altalenante. Anche perché, diciamo la verità, buona fortuna nel riprodurre la magia dei film di Miyazaki sugli home computer degli anni 80. In ogni caso sono rimasto parecchio sorpreso nello scoprire come si è deciso di adattare quello che viene considerato il primo sforzo dello studio Ghibli, seppur prodotto prima della sua fondazione ufficiale, ovvero Nausicaa della Valle del Vento. Questo capolavoro arrivò su NEC PC6001 in veste di uno shoot'em up a scorrimento laterale, ma così facendo gli sviluppatori dimostrarono di non aver proprio scelto l'ottica migliore per far rivivere il messaggio del film. Non contenti, quelli della Technopolis Soft ci riprovarono anche su MSX, con risultati molto simili. Va bene che si tratta di giochi usciti 40 anni fa, ma vi assicuro che la presentazione di questi titoli era infima anche per gli standard dell'epoca. Invece, su NEC PC8801 uscì un tie-in sempre di Nausicaa, che sulla carta avrebbe dovuto funzionare molto meglio. Veniva abbandonato il gameplay da sparatutto in favore di una sorta di avventura grafica, un proto punta e clicca. I risultati sono quelli che sono e i pochi gameplay che sono riuscito a trovare in giro sono a dir poco agghiaccianti.
non partiamo nel migliore dei modi. Ma ci riprendiamo subito con l'avvento dei 16-bit e del PC Engine, una console che da noi non attecchì per niente, conosciuta come TurboGrafx, ma che in Giappone ebbe un buon successo e che nel corso degli anni poi è diventata un vero e proprio oggetto di culto per i collezionisti di retro gaming. Per PC Engine Super CD esce il 28 febbraio 1992 Mirai Shonen Conan, ovvero Conan il ragazzo del futuro. Si tratta di un platform bidimensionale senza nulla di rivoluzionario che seguiva passo passo la serie televisiva di Conan, con tanto di cutscene animate e doppiate e anche una colonna sonora ripresa direttamente dalla serie. Da un punto di vista tecnico, insomma, questo adattamento di Conan sfruttava appieno le potenzialità offerte dal CD-ROM, ma purtroppo risultava eccessivamente impreciso nei controlli e anche frustrante in alcune sezioni specifiche, troppo difficili. Insomma, bene, ma non benissimo. Facciamo un bel balzo in avanti, saltando a pie pari la generazione di PlayStation 1 e Nintendo 64, per approdare su PlayStation 2 con un titolo sempre dedicato a Conan il ragazzo del futuro. Questa volta il publisher e sviluppatore D3 decise di adattare la serie televisiva in un action in terza persona che finalmente riusciva a catturare in modo molto convincente lo stile di Miyazaki. Oltre alla presenza di spezzoni presi direttamente dall'anime, il merito sta tutto nell'aver scelto di utilizzare il cel shading per la grafica. In fondo siamo nel 2005 e Wind Waker ha appena fatto scuola e il cerchio di influenze tra Miyamoto e Miyazaki, Nintendo e Studio Ghibli, anche se con un giro un po' strano, finalmente si chiudeva. Nonostante la telecamera ballerina e dei controlli non proprio convincenti, questo Conan Future Boy è una vera e propria lettera d'amore alla serie TV e riesce a ricrearne in modo impeccabile il feeling a partire già dalle animazioni. Un altro titolo che purtroppo però non ha mai varcato i confini del Giappone e di cui non credo esista una patch in inglese. Certo è che se già avete familiarità con la serie, capire cosa fare pur non parlando la lingua potrebbe non essere così impossibile. E prima di chiudere questa prima parte facciamo un attimo un passo indietro perché vi devo parlare di un titolo che farà da ponte con la prossima sezione. Esiste infatti un titolo per PlayStation 1 che è un seguito inedito del Castello di Cagliostro. Infatti, andando a spulciare la pagina IMDb di Miyazaki, scopriremo che appare nei credits del gioco per aver curato la storia e l'adattamento di questo titolo. Capiamoci, Rupan Sansei, Chateau de Cagliostro Saikai non è certo un capolavoro, anzi siamo di nuovo di fronte a una specie di avventura grafica a limitata interattività che tra l'altro non è mai stata tradotta dal giapponese. Dalle poche informazioni che sono riuscito ad ottenere, il gioco è ambientato poco dopo il film e permette di esplorare Cagliostro dopo il passaggio di Lupin. Però mi sono spoilerato il finale, preso da questo gameplay di youtuber giapponesi, e a quanto pare Lupin alla fine compare. Di sicuro non un gran gioco, ma probabilmente si tratta di un tassello fondamentale per collezionisti malati dello studio Ghibli. Ma bene, dicevamo che ci sono dei giochi in cui lo studio Ghibli è stato coinvolto direttamente. Si tratta di soli 5 titoli, anzi 4 e mezzo se vogliamo, ma poi vi spiegherò bene il perché. Andiamo con ordine e partiamo dal 1998 con il JRPG Jade Cocoon, che uscì su PlayStation 1. In ogni caso, Jade Cocoon è un prodotto proprio strano. Guardate ad esempio come il contributo dello studio Ghibli sia andato a perdere nelle varie edizioni regionali. Mentre nella versione Jap tutto urla studio Ghibli e in quella europea il character design lascia intuire un certo tratto autoriale, sfido chiunque a riconoscere la mano dell'art direction dal box della versione nordamericana. In quegli anni i JRPG stavano prendendo piede a livello globale grazie a fenomeni internazionali del calibro di Final Fantasy e Pokémon, e proprio per questo nel 1998 Genki, uno studio specializzato in tutt'altro, decide di tirare fuori questo ibrido tra un gioco di ruolo e un Monster Collector. Jade Cocoon è un titolo imperfetto, una produzione minuscola in confronto a un Final Fantasy che forse provava a fare troppo a fronte di un budget molto esiguo. Per questo è proprio l'art style a salvare tutta la baracca, visto che dietro all'art direction c'era Katsuya Kondo, character designer di tantissime tra le più famose produzioni dello studio Ghibli. Se non altro, Genki intuì che un apporto artistico del genere rappresentava il vero punto di forza di Jade Cocoon e il sistema più interessante, a fronte di un combat system abbastanza blando e a tratti soporifero, era rappresentato dalla possibilità di catturare i mostri selvaggi, allenarli e poi fonderli per dare vita a nuove creature. Ed è proprio per questo che la fusione di mostri rappresentò l'ossatura ludica anche di Jade Cocoon 2, uscito nel 2001 su PlayStation 2. Qui i fondali pre-renderizzati lasciano il posto a un motore grafico completamente in 3D, sebbene caratterizzato
design e animazioni rimangano sotto la direzione di Kondo. Come seguito, Jade Cocoon 2 approfondisce tutti i punti di forza del primo, ma si dimentica per strada tutto quello che c'era intorno per un'esperienza complessiva che, al di fuori dell'aspetto collezionistico e di allevamento dei mostri, aveva ben poco da offrire. Pure per questo secondo capitolo il cambio di copertina fu semplicemente criminale. Secondo me poi in questo caso si scontrano due scuole di pensiero ben diverse. Quale delle due impostazioni è riuscita col tempo a rendere giustizia al lavoro di Kondo? C'è chi apprezza particolarmente il fascino low-res dei fondali pre-renderizzati e chi invece trova molto intrigante la spigolosità dei motori 3D primordiali. Vi lascio in descrizione un link dove un eroe ha condiviso gli scan del libro Kazuya Kondo Works, dove sono raccolti tanti concept art e studi grafici sulla serie di Jade Cocoon. Con Magic Pangel The Quest for Color abbiamo sempre un JRPG con enfasi sul collezionismo di mostri, uscito sempre su PlayStation 2. Se non altro, questo titolo sviluppato da Taito con l'apporto dello studio Ghibli è stato adattato e localizzato ufficialmente anche per il mercato nordamericano, ma non quello europeo. Ma quale fu l'apporto dello studio Ghibli in questa produzione? Yoshiharu Sato, uno degli animatori principali per il mio vicino Totoro, svolse il ruolo di art director, supervisionando il design di tutti i personaggi e dei fondali di Magic Pangel. Ci sono anche delle sequenze animate prodotte direttamente dallo studio Ghibli. Rispetto a Jade Cocoon, abbiamo un JRPG molto più atipico, visto che la caratteristica principale è quella di permettere al giocatore di creare i propri mostri tramite un sistema di doodle, ovvero di scarabocchi. Considerando che si tratta di un motore 3D, avere un editor del genere nei primi anni 2000 non dico che fosse rivoluzionario, ma di sicuro non era una cosa che si vedeva tutti i giorni. I risultati ovviamente sono quelli che sono, ed è assurdo che nei let's play che ho trovato su YouTube a nessuno, ripeto a nessuno, sia venuto in mente di creare dei mostri allegri. Ecco, rispetto a Jade Cocoon, grazie ancora una volta all'utilizzo del cel shading e una palette cromatica molto più accesa, lo stile dello studio Ghibli non si perde per strada nel corso dell'adattamento videoludico, e da vedere il gioco è proprio bello, nonostante gli anni sul groppone. Magic Pangel ha ricevuto anche un seguito, di cui magari avete sentito parlare, ovvero Graffiti Kingdom, ma in questo non ci fu alcun contributo dello studio Ghibli. E ora passiamo a quello che è il titolo più conosciuto, anzi la serie più conosciuta, che ha visto il contributo diretto dello studio Ghibli. Mi riferisco a Ni no Kuni, sviluppato in tandem con Level 5. Qui però c'è da aprire una bella parentesi. Non voglio farvi una recensione del gioco perché probabilmente ci avrete messo le mani sopra un po' tutti, anche perché la remaster di Ni no Kuni, La minaccia della strega cinerea, è disponibile su tutte le console e molto spesso in sconto a prezzi ridicoli. Diciamo solo che, per quanto sia banale come affermazione, Ni no Kuni sembra veramente un film dello studio Ghibli, tanto nella narrativa quanto nello stile, però quando si tratta di giudicare la componente ludica, il primo episodio, almeno per me, è proprio noioso. L'impatto entusiasmante della presentazione grafica purtroppo non viene protratto da un gameplay altrettanto convincente, che mostra subito il fianco alla ripetitività e alla monotonia tipica del genere. Si tratta comunque di un titolo che va provato, anche solo per lamentarsi dei sottotitoli in romanaccio, una roba che fa impallidire pure Queen di Final Fantasy 9. C'è però da approfondire la storia produttiva dietro la serie, che è molto più articolata di quanto si creda. Sfatiamo subito un mito: Ni no Kuni 2 è solo ispirato allo stile dello studio Ghibli, ma è stato sviluppato indipendentemente. Così come il primo Ni no Kuni è stato partorito internamente agli studi di Level 5 e il contributo diretto dello studio Ghibli è arrivato solo per quanto riguarda la realizzazione delle sequenze animate, dirette da Yoshiyuki Momose, un ex collaboratore stretto di Hayao Miyazaki. Anche parte del character design e degli storyboard portano la firma di Momose, ma il tutto è nato dagli input di Level 5, che si sono approcciati alla produzione col massimo rispetto verso i lavori dello studio Ghibli, anzi, possiamo dire in totale adorazione, visto che, come vedremo in seguito, alla base della maggior parte dei giochi dello studio c'è innanzitutto una grandissima riverenza nei confronti di Miyazaki. Però lo sviluppo di Ni no Kuni è strainteressante proprio perché portato avanti da un continuo scambio di idee tra gli sviluppatori di Level 5 e i creativi dello studio Ghibli. E non tutti sanno che in realtà esistono due versioni ben distinte del gioco. La prima, uscita nel 2010 esclusivamente in Giappone su Nintendo DS, conosciuta come Ni no Kuni Dominion of the Dark Jin, ha rappresentato la base su cui
poi è stata costruita l'anno seguente, la versione poi esportata internazionalmente, che era esclusiva per PlayStation 3 e su cui poi è basata anche la remaster uscita qualche anno fa. Il titolo per DS veniva venduto in un packaging speciale che comprendeva il libro contenente tutte le informazioni sulla magia del gioco, una cosa semplicemente fantastica. Comunque, tra le due versioni cambia tutto: il gameplay, la presentazione, anche parti della storia. Possiamo dire che la minaccia della strega cinerea è a tutti gli effetti un remake di Dominion of the Dark Djinn. E chiuderei questo video massiccio, ma ricchissimo, passando in rassegna alcune delle influenze più importanti, o semplicemente curiose, che le produzioni dello studio Ghibli hanno avuto all'interno del mondo videoludico. E partiamo di nuovo da Level 5. Quella di Ni no Kuni è stata una collaborazione non nata a caso, anche perché se si esamina il catalogo dei titoli Level 5 ci si rende subito conto di quanta influenza abbia avuto lo studio Ghibli su questi giochi. Il debito estetico è palese nei confronti del character design di serie come il Professor Layton, ma se dobbiamo prendere un gioco specifico, il Professor Layton e l'eredità degli Aslant è praticamente il remake non ufficiale del Castello nel Cielo. La trama è proprio quella, identica, spiccicata. E visto che abbiamo passato in rassegna numerosi JRPG, possiamo dire che il genere tutto ha da sempre attinto a piene mani dalla fantasia dello studio Ghibli. I Chocobo si sa che sono stati presi direttamente da Nausicaa, ispirazione confermata dallo stesso Sakaguchi, e l'estetica un po' retrofuturistica e un po' steampunk, rivitalizzata tra i tanti dal Castello nel Cielo, ha segnato parecchi capitoli della saga numerata. Prendete il concetto stesso di aeronave nei Final Fantasy o i temi ecologisti trattati negli episodi più maturi della serie. Sempre rimanendo ancorati a questi riferimenti, chi ha vissuto la stagione del Dreamcast o magari qualche anno dopo del cubetto non può non pensare al leggendario Skies of Arcadia. E anche titoli un po' più di nicchia della Squaresoft anni 90, come ad esempio Chrono Cross, si rifanno a quel tipo di estetica che immerge in un unico contenitore tante suggestioni provenienti da diverse culture ed epoche che vengono amalgamate da un amore incontrastato per la natura e i suoi colori brillanti. E se vogliamo scendere ancora più in un territorio oscuro, la trilogia composta da Tale Concerto, Solato Robo e il recentissimo Fuga Melodies of Steel è un esempio perfetto di questo steampunk fantasy associato ai giochi di ruolo, anche se qui in chiave un pochino più action. La saga di Zelda ha più volte citato con il suo cel shading l'animazione dello studio Ghibli, ma anche un Okami, se vogliamo, può essere accorpato in questa lunghissima lista, essendo un titolo che fonde perfettamente tradizione e stile in una riscrittura dipinta a mano della mitologia giapponese. Se non lo avete mai giocato, correte subito a recuperarlo. Ma visto che il mercato di oggi non è composto solo da Tears of the Kingdom e grandi produzioni AAA, ma anzi è caratterizzato dal proliferare di indie a basso budget, anche qui l'ascito dello studio Ghibli è enorme, anche se a volte questa identità visiva viene riproposta in modo un po' troppo furbesco, a mio avviso. Quindi sì, ci sono Forgotten Han, Hoa, Planet of Lana e chi più ne ha ne metta, ma anche in questo caso voglio fare un passo indietro e voglio portare la vostra attenzione su Attack of the Friday Monsters, un gioco per 3DS che purtroppo non può essere più recuperato visto che in Occidente è stato distribuito solo in edizione digitale e ora l'eShop è chiuso per sempre. La scelta di unire la recente memoria del Giappone anni 70 alla premessa fantastica di mostri che invadono la città uscendo da una serie televisiva richiama quelle atmosfere surreali che ovviamente vengono accompagnate da un vivido cel shading che scaccia via ogni dubbio. Attack of the Friday Monsters è studio Ghibli al 100%. Ma a questo punto sul serio potrei andare avanti all'infinito, citando ad esempio il design degli spin-off di Mega Man, il bellissimo quanto sconosciuto e sottovalutato Gravity Rush e il suo seguito, Eternal Sonata, che è una delle cose più giapponesi che io abbia mai visto su Xbox 360, o anche ai due ori che subito mi fanno ripensare alla foresta della principessa Mononoke. In questo momento, dove mi giro, vedo l'ombra dello studio Ghibli e direi che è giunto il momento di chiuderla qui. Anzi, vi passo la palla. Spero che questa retrospettiva vi sia piaciuta o che magari vi sia tornata utile e vi aspetto nei commenti per sapere se ci sono altri titoli su cui secondo voi si sente tanto l'influenza dello studio Ghibli. Io vi ringrazio infinitamente per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Studio Michele Ghiburi. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa...
Comunque non ve lo volevo dire, ma Hayao Miyazaki i videogiochi gli fanno schifo.